Ciao a tutti e benvenuti a queste impressioni a caldo su Venom. Allora, io l'ho appena visto, sto tornando a casa, è tardi, è mezzanotte e 45, ma uscendo da lavoro alle 21 ho potuto beccarmi solo lo spettacolo delle 22 e quindi, ragazzi, ce lo facciamo andare bene. Allora, che dire, è un film che attendevo molto, devo essere sincero. Attendevo molto questo film perché all'epoca rimasi molto a bocca asciutta, sbagliato strada, porca puttana, ecco, lo sapevo, no, ok, continuiamo la rotonda, poi ne parliamo. Comunque all'epoca rimasi molto a bocca asciutta per via di come trattarono Venom in Spider-Man 3. Non mi piacque affatto quello che fecero praticamente con l'Eddie Brock dell'ultimo film della trilogia di Raimi, perché quello fondamentalmente era tutto fuorché Venom, se vogliamo, era davvero, non era neanche vagamente simile, a parte che si vedeva pochissimo, era molto più convincente l'Uomo Sabbia come nemico, per quei film avrebbero potuto benissimo fare solo l'Uomo Sabbia e Goblin, è figlio di Norman Osborn però, quindi Harry Osborn, ma in quel film ci buttarono dentro anche Venom un po' così a caso e così venne fuori come lo sappiamo. Questa incarnazione di Venom mi è piaciuta molto di più di quella appunto di Sam Raimi. Era abbastanza palese che sarebbe andata meglio, perché quel Venom era proprio una merda proprio. Intanto ha cominciato anche a piovere, ok. Vabbè, questo film, iniziamo dalla base. Mi è piaciuto, queste sono recensioni a caldo, sono impressioni, che recensioni? Impressioni a caldo. Quindi, dopo una sola visione del film, dopo non averne nemmeno parlato con nessuno e non averlo, soprattutto dopo non averlo ancora rivisto, questo film è probabile che se tutto va bene lo rivedrò altre 3 volte, aiuto. Però almeno mi è piaciuto, quindi non mi dispiacerà. Che dire, perché mi è piaciuto nonostante in giro ci siano tante critiche che lo demoliscano forte? Perché a una prima visione, e magari questi difetti li riscontrerò magari nella seconda, terza o quarta visione, non ho riscontrato i difetti che tanti gli danno: buchi di sceneggiatura, effetti visivi merdosi. Queste cose non le ho viste, nonostante abbia visto dei difetti, perché dei difetti ci sono, ma non hanno inficiato la mia prima visione. Perché? Perché è un film godibile, secondo me. È un film godibile, è lontano dall'essere un capolavoro, è lontano dall'essere un bel film, un bellissimo film su Venom, ma comunque è qualcosa di accettabile. Ce lo possiamo fare andare bene, secondo me. E allora, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuta in generale comunque la storia. Senza fare troppi spoiler, e non ce ne saranno in questo video, Eddie Brock è inquadrato piuttosto bene. Conosciamo tanto la persona di Eddie Brock prima di diventare Venom. Abbiamo una bella panoramica su di lui. Il simbionte si lega a Eddie Brock, diciamo, abbastanza a parte inoltrata del film. Nella seconda metà vediamo Venom. E che a me va bene, a me, io sinceramente mi aspettavo un film ancora più serio di quello che ho visto, purtroppo non è andata così. Mi aspettavo una sorta di film alla Logan, giusto per intendersi, molto crudo, e purtroppo questo film è tutto fuorché crudo, non si vede una goccia di sangue manco a pagarla, purtroppo, e questo è l'unico spoiler che farò, però insomma poteva uscire peggio, secondo me, ma allo stesso tempo poteva uscire molto meglio. La trama di per sé è molto semplice, i personaggi non sono approfonditi tanto nello specifico, solo Eddie Brock è piuttosto approfondito, ma comunque sappiamo poco di lui da questo film. Non che ci serva sapere tutto di Eddie Brock, però secondo me si poteva usare molto di più, si poteva esplorare molto di più la sua psiche e soprattutto il rapporto che c'è tra la psiche di Eddie Brock e la psiche del simbionte. Il simbionte qui è un personaggio a sé a tutti gli effetti, si lega a Eddie Brock, ma è quasi sbagliato, da come viene reso in questo film, definirlo simbionte. Non vediamo la vera e propria simbiosi
in questo film. E magari si potrebbe usare la scusa che è un film di origini, e quindi sapete, magari Eddie Brock e il simbionte, non so, mamma mia ste cazzo di strade di merda, Eddie Brock e il simbionte magari ancora non sono così in armonia da poter diventare un essere unico a tutti gli effetti, però no, cazzo, il rapporto tra il simbionte e Eddie Brock, nonostante sia carino, bello e a volte divertente, ma quel divertimento che ti strappa un sorrisetto e basta, insomma, quel divertente non invasivo, non in stile Marvel Cinematic Universe, grazie al cielo, e non in stile Guardiani della Galassia, per intenderci, perché lì veramente non se ne può, cioè no, no. È un umorismo leggero che ti lancia ogni tanto, come ho detto, la risata e basta, finisce lì la cosa, grazie al cielo. Io avrei tolto anche quei momenti sinceramente, però va bene così. Il fatto è che il rapporto tra Eddie Brock e simbionte, non tanto il rapporto che hanno quando parlano, quando interagiscono tra di loro eccetera, è proprio quando si viene a creare Venom. Il concetto stesso di Venom espresso in questo film è sbagliato, è completamente sbagliato. Non è quello che vedremo qua, non è il concetto di Venom che c'è nei fumetti, non lo è, lo è solo lontanamente, ma non va bene così. Già comunque questo è un Venom totalmente slegato dall'uomo ragno, e la mancanza dell'uomo ragno non si sente, la mancata presenza dell'uomo ragno non inficia minimamente il personaggio Venom Eddie Brock. Però è proprio come è stato creato il Venom Eddie Brock di questo film che, ahimè, non è quello dei fumetti. Non aspettatevi quel Venom, è un altro Venom, se vogliamo, come Venom delle origini ci sta, ma non è Venom. Non è Venom. Questo personaggio è Venom esattamente come Batman di Batman v Superman è il Batman di Frank Miller. Non lo è. Giusto per capirci. Chiunque dica il contrario, secondo me, ha gravi deficit di cognizione, perché non puoi leggere il Ritorno ai Cavalieri Oscuri e dire che Batfleck è Batman di Miller. Non puoi. Così come non puoi dire che questo sia il Venom dei fumetti. Anche se è un Venom comunque molto convincente. Per quel che mi riguarda, che dire, il villain, il nemico è molto piatto, è qualcosa di già visto, e soprattutto serve giusto a, ecco, in questo caso il villain è esattamente come il villain dei film d'origine dei film Marvel, serve giusto a dare lustro al protagonista, è un personaggio di cui non ci si ricorda appena finito il film, non lascia il minimo segno. Ti ricordi, una volta finito questo film, di Eddie Brock, di Venom, e basta, il cattivo non ti ricordi neanche quasi come si chiama, se non lo conosci già, perché viene pronunciato una sola volta all'interno del film, e però tutto sommato può andar bene così. Poteva essere 100 volte meglio, ragazzi. Io a questo film do 7 come valutazione dopo una unica sola visione. Valutazione che potrebbe cambiare quando andrò a vedere di nuovo domani, ma è già oggi perché è già sabato, e probabilmente cambierà ancora quando andrò a vederlo in settimana e sabato prossimo. Sì, lo guarderò, come già detto, altre 3 volte. Perché sì. Sarebbe troppo lungo da spiegare il motivo, quindi lasciamo stare. In ogni caso, consiglio a tutti di andare a vederlo. Non fidatevi troppo, ma questo non dovete farlo mai, delle critiche che vedete o sentite. Non fatelo mai. Andate al cinema, fatevi la vostra idea, perché se io avessi dovuto dare ascolto alle critiche che ho sentito, questo sarebbe un film di merda. È un film molto migliorabile, si poteva fare molto di più, ma non è così pessimo, a mio parere, come è stato dipinto da alcuni. In questa volta sono abbastanza in disaccordo con l'opinione comune, devo dire. Anche se definire opinione comune mi sembra
mi sembra troppo, perché c'è anche tanta gente che l'ha trovato un buon film. Non è un film eccellente, come già detto, ha dei difetti. Prima di tutto, secondo me, questo film soffre di tagli fatti poco prima della distribuzione, e si vede perché ci sono delle scene in cui il taglio è stato fatto e in mezzo ci doveva essere qualcosa che però non c'era. Si vede assolutamente. È proprio una roba tipo scavalcamento di campo. Cioè, queste cose che però tu dici: sì, ma è palese che lì c'era qualche altro pezzo. Lo capisci che c'era. Non ultima cosa, però questa cosa non la posso dire perché sarebbe spoiler, quindi evitiamo. Però la parte finale, c'è ovviamente il combattimento finale, troppo confusionario, troppo. Capisco che per la natura di come è stato ideato questo combattimento, e mi dispiace non poter dire di più, ma davvero sarebbe spoiler, io non voglio farne le impressioni a caldo, capisco che sarebbe andata così, ok? Però non si capisce un cazzo. È un po'... allora, è un errore che io definirei come quello dei Transformers di Michael Bay, che sono talmente tanto dettagliati, i bulloni di qui, i viti di là, eccetera, che nelle scene di combattimento non riesci nemmeno a distinguere un Transformers dall'altro, perché sembra un ammasso unico di ferraglia. Ecco, l'idea è quella, ed è un vero peccato, perché se ho capito bene la coreografia del combattimento finale, che è difficile da capire, fatta con un po' meno di, diciamo, realismo, perché ho capito, sì, i simbionti hanno quella natura, sono così filamentosi e va bene, però no, ok, cioè, siamo al cinema, puoi fare a meno di quella, puoi non attenerti alla filamentosità del simbionte per far capire di più la scena, lo puoi fare, è il tuo film, e l'avrei apprezzato molto di più, perché davvero si capisce poco. Può essere che l'hanno fatto apposta perché uno sarebbe andato a rivederlo, eccetera, può essere, però no, cioè, non va bene, anche perché comunque fino ad allora il film era stato piuttosto chiaro, anche se non al massimo, nelle altre scene d'azione, negli inseguimenti e tutto quanto, si capiva tutto. Insomma, che altro posso dire? Allora, due scene dopo i titoli di coda. La prima, fondamentale, ma l'avevamo capita bene o male tutti. La seconda, io non ho capito perché l'abbiano messa. Cioè, è del tutto inutile, perché, ragazzi, è la scena di un altro film, cioè, letteralmente, è la scena di un altro film. Perché? Perché l'hanno buttata, cioè, è una... l'ultima scena dopo i titoli di coda, che era dopo tutti i titoli di coda, è la pubblicità di un altro film. Non so se ho reso bene l'idea, ma è letteralmente la pubblicità di un altro film. Quindi non lo so, cioè, potete uscire benissimo dalla sala dopo la prima scena dei titoli di coda. Io sono rimasto lì speranzoso che ci fosse qualcos'altro di succoso, e invece non c'era un cazzo. Quindi davvero, ragazzi, non ho idea di perché abbiano messo quella seconda scena dopo i titoli di coda. Che dire, non mi viene in mente altro da dire su questo film. Andate a vedervelo, fatevi la vostra idea. Se l'avete già visto, commentate qui sotto questo video con le vostre impressioni a caldo. Questo video dovrebbe andare su Facebook, e forse lo metterò anche su YouTube, perché sono stronzo. Quindi commentate con le vostre opinioni, se l'avete già visto, senza spoiler, mi raccomando, questo voglio che rimanga un video senza spoiler. Se proprio dovete farli, usate la scritta spoiler, andate a capo tante volte, mettete punti, virgole e lettere a caso, in modo che il commento venga nascosto e chi non lo vuol leggere può non leggerlo. E non mi resta altro, tanto adesso sono anche quasi arrivato a casa, quindi insomma il tempo con noi si sta esaurendo. No, ciao a tutti, un paio di palle, mi stavo dimenticando di dirvi che lunedì, aspetta, che giorno è? Oggi è 5, 8, 6, lunedì 8 ottobre ci troviamo in live sul mio canale YouTube per parlare tutti assieme di Venom. Ci sarà una parte non spoiler e poi una parte spoiler, e ho intenzione di strutturare la live in questo modo, nel senso parlerò prima io tutto di Venom senza spoiler, poi avremo spazio per i commenti
senza spoiler, poi parlerò bene di tutta la parte spoiler, poi ci saranno spazio per i vostri commenti non spoiler, quindi strutturerò la live in questo modo. Ho sgommato, non volevo. E niente, ci vediamo lunedì, se lo state vedendo prima di lunedì 8 ottobre, ci vediamo lunedì pomeriggio, mi pare di aver messo come orario le 4:30-5, devo ricontrollare, per parlare bene di Venom, perché secondo me su questo film ci sarà molto di cui discutere, perché sta dividendo veramente il pubblico, chi lo giudica come buon film e chi invece lo demolisce, ma anche tanto tra l'altro, e francamente io con questa demolizione non sono d'accordo. I difetti ci sono, è innegabile, anche gli effetti speciali non sono il massimo, gli effetti visivi non sono il massimo, ma non sono così malvagi, però comunque ci vediamo lì. Che altro dire? Anche per oggi è tutto, davanti a Mazzo che prende un dosso. Ciao a tutti.